Allora, lavoro con questo filato che ho già usato per la canotta domino. Questo è un filato della Lana Gatto, un gomitolo 50 grammi, 125 metri ed è canna da zucchero, 100% canna da zucchero. L'etichetta consiglia i ferri del numero 4, infatti io lavoro con i ferri del numero 4. Ho già lavorato la canotta domino con i ferri del 4, mi sono trovata bene, quindi continuo a lavorare con questi ferri. Allora, questo faccio il mio cappietto e metto un punto sul ferro. Allora, avvicino così, vediamo se riesco. Scusate. Ora faccio il primo aumento. Entro nella maglia. Prendo il filo ed esco così, però non butto il gettato, rientro dietro perché devo fare un aumento, quindi con il ferro destro vado dietro alla maglia, così, ok? E lavoro una maglia dritto. E quindi adesso due maglie sul ferro. Giro il lavoro. Come ho già detto prima, ad ogni inizio ferro faccio un aumento, quindi devo iniziare, faccio un dritto, però non butto la maglia, il gettato, così rientro dietro e lavoro ancora una maglia e adesso butto il gettato e lavoro la maglia seguente, così giro di nuovo il lavoro, sono nella prima maglia, inizio ferro e faccio un aumento, faccio una maglia dritto però non getto il gettato e vado dietro alla maglia così e lavoro ancora una maglia e adesso butto il punto, il gettato. Adesso lavoro le due maglie, uno, due. Giro ancora il lavoro, faccio un aumento, quindi lavoro la maglia, però non butto il filo, rientro dietro e lavoro ancora una maglia. E adesso lavoro le tre maglie seguenti, 1, 2, 3. Giro il lavoro, sono inizio ferro, quindi devo fare un aumento. Vado dietro alla maglia e lavoro ancora una maglia dritto e poi lavoro le quattro maglie seguenti. 1, 2, 3, 4. Giro ancora il lavoro, faccio il mio aumento, quindi faccio una maglia e non butto il gettato, vado dietro alla maglia così e lavoro ancora una maglia dritto e adesso lavoro le maglie seguenti, le 5 maglie, 2, 3, 4, 5. Giro il lavoro e ripeto questo fino ad arrivare, come ho già detto prima, alla nostra misura. Quindi metà circonferenza perché lavoriamo due pannelli che poi vanno cuciti. Per la misura che serve a me, io lavorerò, arrivo a lavorare 120 maglie. Il primo pannello 120, poi faccio il secondo e quindi poi diventano 240 maglie. Giro il lavoro, faccio il mio aumento
e lavoro le maglie seguenti 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Giro il mio lavoro e faccio il mio aumento. Così. Poi vi faccio rivedere ancora. Quindi inizio, devo iniziare il lavoro, il giro, quindi faccio il mio aumento. Alla fine non facciamo gli aumenti, solo all'inizio del ferro. Ogni giro, ogni ferro facciamo un aumento. Aumento e lavoro le maglie seguenti. Io il mio primo pannello già l'ho fatto, quindi mi sono fermata a 120 maglie e farò la stessa cosa con questo. Quando arrivo poi a 120 maglie, torno insieme a voi e poi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Allora, rieccomi. Sono arrivata alle maglie che mi servono, quindi io sono arrivata a 120 maglie. Qui ho messo un segnapunti perché ho diviso le mie maglie, quindi ho fatto 60 maglie e 60 maglie. Questa è la larghezza della mia lavorazione. Ok? Ora dobbiamo continuare sempre a fare degli aumenti quando iniziamo la lavorazione e vi faccio vedere adesso subito come dobbiamo fare. Ritorno e questa parte momentaneamente non la tocco, non la lavoro. Qui inizio sempre a fare l'aumento, ok? Attenzione, qui in questo punto che adesso dobbiamo lavorare solo questa parte. Allora, lavoro. Scusate un attimo, è troppo vicino, che magari dà fastidio, non si vede bene. Ok, allora lavoro la prima maglia, rientro dietro, quindi lavoro un aumento, così. Adesso la maglia seguente, queste due maglie, le lavoro insieme. Quindi lavoro due maglie insieme, inserisco il ferro dietro alle due maglie, quindi non faccio in questa maniera, ma bensì così, dietro, e lavoro le due maglie insieme. Ok, adesso giro il mio lavoro. Lavoro la prima maglia, non la lavoro, lavoro la seconda e la terza. Giro il mio lavoro. All'inizio del ferro faccio un aumento. Così. Lavoro la maglia seguente. L'ultima maglia la lavoro insieme. Questa è l'ultima maglia, è la maglia delle 60 maglie. Ok, quindi prendo le due maglie insieme così. 1 2, inserisco il ferro dietro alle due maglie e lavoro una maglia a dritto. Così. Giro il mio lavoro. Allora, la prima maglia la passo e non la lavoro.
lavoro la seconda, lavoro la terza e lavoro la quarta. Così giro il mio lavoro. Adesso qui faccio il mio aumento. Poi lavoro una maglia a dritto, lavoro la seconda e la terza mi aggancio qui dove ho lasciato le 60 maglie, ok? Che adesso non sono più 60 perché ogni giro che facciamo prendiamo, ci agganciamo con la maglia del ferro sinistro. Quindi 1, 2 e lo lavoro insieme, così. Giro il mio lavoro, passo la prima maglia e non la lavoro, lavoro la maglia seguente, maglia seguente, maglia seguente e maglia seguente, così. Rigiro il mio lavoro, la prima maglia faccio un aumento, quindi lavoro due volte la stessa maglia, poi lavoro la maglia seguente. Questa maglia la chiudo con la maglia del ferro sinistro, quindi faccio così. Poi giro di nuovo il lavoro, scusate, ma qui con la camera davanti i ferri non è molto facile lavorare. Allora, passo la prima maglia, lavoro la maglia seguente. Lavoro tutte le maglie a dritto, così. Giro il mio lavoro, quindi la prima maglia, lavoro, faccio un aumento, lavoro la maglia due volte, così. E poi lavoro le mie maglie e l'ultima maglia l'aggancio qui, così. Ok, è semplice da fare. Dobbiamo fare questo lavoro fino ad arrivare all'ultima maglia. Quindi lavoriamo le maglie sul ferro destro e alla fine del ferro ci dobbiamo agganciare ogni volta ad una maglia fino alla 60ª maglia. Ora passo la maglia e lavoro le maglie a dritto. 5, 6, giro il lavoro, faccio il mio aumento. Ricordatevi sempre quando ho iniziato il ferro che dovete fare l'aumento. Lavoro le mie maglie e l'ultima maglia mi aggancio sulla prima che mi trovo del ferro sinistro. Così, rigiro il lavoro, la prima maglia la passo e lavoro le mie maglie a dritto. Lavorando in questa maniera, poi alla fine abbiamo 60 maglie sul ferro destro poi. Allora, faccio il mio aumento, scusate, allora lavoro le mie maglie, l'ultima maglia mi aggancio qui, ecco. Questo è il lavoro che stiamo facendo. Allora, vediamo se riesco. Ok. Dovete continuare con questa lavorazione fino ad arrivare a lavorare l'ultima maglia qui. Quindi
Dipende dalle maglie che avete, io ne ho 120, voi se ne avete 140 dividete le vostre maglie 70 70, mettete un marcapunti, quindi devono essere uguali. Ok? Bene, io vado avanti, ci ritroviamo quando arrivo all'ultima maglia, quando lavoro l'ultima maglia delle 60. Rieccomi, allora io ho lavorato tutte le mie maglie, devo lavorare l'ultima maglia, quindi sono alla fine in pratica. Lavoro le mie maglie, quindi sono da questa parte, mi trovo adesso 60 maglie. Ecco, l'ultima maglia. Mi aggancio, lavoro così. Questa è il davanti, la scollatura, e il dietro è uguale perché dobbiamo fare due pannelli uguali. Ora continuo la lavorazione, quindi questo lo posso togliere. Finisco il mio ferro così. Lavoro tutte le maglie. Abbiamo finito di fare gli aumenti. Adesso invece faccio qualche diminuzione per fare per le spalle. Sono alla fine del ferro. Adesso inizio a fare la prima diminuzione, quindi faccio 5 diminuzioni da questa parte per fare le spalle, da questa parte e dall'altra parte. Quindi inizio con la prima diminuzione, lavoro 2 maglie e a cavallo la maglia lavorata, la prima maglia lavorata, e poi lavoro tutte le mie maglie. Sono alla fine del ferro, giro il mio lavoro, quindi qui ho diminuito una maglia e adesso diminuisco anche qua. Lavoro 2 maglie e a cavallo la prima lavorata così. Quindi ho fatto una diminuzione, uno e uno, e lavoro tutte le mie maglie. Sono alla fine del ferro, giro il mio lavoro e faccio ancora una diminuzione. In pratica dobbiamo fare 10 ferri e quando iniziamo il ferro dobbiamo fare una diminuzione, quindi abbiamo fatto 2 diminuzioni, questa è la terza, poi finisco il ferro, ricomincio. Ed è la quarta, finisco il ferro, ricomincio ed è la quinta. Quindi in tutto dobbiamo fare 10 ferri e dobbiamo diminuire una maglia in questi 10 ferri. Ok, adesso lavoro il quarto e faccio la mia diminuzione. Allora. E lavoro tutte le mie maglie. Allora, ci rivediamo quando finisco i miei 10 ferri con le mie diminuzioni. Bene, finiti i miei 10 giri, adesso vado a chiudere tutte le maglie e chiudo le maglie con il ferro una misura più grande. Io sto lavorando con i ferri del numero 4 e chiudo con il ferro numero 5 per ottenere delle maglie abbastanza morbide. Allora, lavoro il primo, lavoro il secondo,
e poi a cavallo la maglia. Così. E quindi chiudo adesso tutte le maglie. Poi prendiamo i due pannelli per cucirli. Ok, questa è la parte della spalla. Vedete, sono le 5 maglie che ho chiuso. Quindi vado avanti e chiudo tutte le mie maglie. Eccomi, allora, chiuse tutte le mie maglie. Adesso prendo i due pannelli e li unisco. Allora, qui vi faccio vedere, questo è il rovescio del lavoro, ok? Questo è il dritto. Quindi metto il primo pannello, lo metto così. Questa è la parte del dritto. E questo è il rovescio. Metto dritto su dritto. Allora, e questo è il rovescio. Ecco. Unisco le, devo cucire qui la spalla. 1 e 2, metto degli spilli, qui dobbiamo cucire, come ho già detto. Prendete la misura qui per quanto riguarda la manica. Allora, io farò 20 centimetri. E questa parte va cucita, ok? Quindi chiudete le cuciture, i fianchi, qui la parte della spalla, prendete la misura quanto dovete lasciare aperto l'apertura per la manica, per il braccio, cucite i fianchi e poi ci ritroviamo. Eccomi, allora, ho cucito le spalle e i fianchi, nel frattempo ho fatto anche una manica. La manica è abbastanza corta, avrei voluto farla un pochino più lunga, però ho poco filo e quindi la lascio così. Qui, per esempio, la scollatura, diciamo che è un pochino troppo larga, e infatti viene scesa sulle spalle, e quindi avrei intenzione di fare un giro con delle maglie basse, riprendo tutta la scollatura, tutto lo scollo con l'uncinetto, quindi farò qualche maglia bassa e farò qualche diminuzione. Per la manica ho ripreso 60 maglie, io ho lavorato a maglia legaccio. Allora, ho ripreso le maglie con l'uncinetto, a me viene facile, diciamo comodo così, e ho lavorato la manica. Ho ripreso i punti con i ferri circolari, però ho lavorato la manica con dei giri di andata e ritorno, quindi non ho lavorato in tondo per comodità mia. Voi, se volete, usate i ferri circolari,
e fate la manica chiusa, cioè non fate come me con dei giri di andata e ritorno. Allora, prendo il filo, ho fatto una catenella per fermare il filo e poi vado a riprendere tutte le maglie, così. Adesso lo posso togliere il filo corto. Ecco, in questa maniera. Ecco, poi prendo qui il ferro e prendo i miei punti e li metto qui. E faccio questo lavoro per tutto il giro, tutta la circonferenza del giro manica. Ok. A chi non piace la manica lo può lasciare smanicato, fare solo un piccolo bordino, riprendere le maglie o con il ferro o con l'uncinetto e fare un piccolo bordino. Io propongo i lavori, poi ognuno mette anche un po' del suo. Allora, così. Se non volete usare, cioè se non volete fare un bordino con i ferri, usate l'uncinetto. Ok. Così, quindi riprendo tutte le mie maglie, tutte intorno. Io ho ripreso 60 maglie. Rieccomi, allora, io ho ripreso tutte le mie maglie, ho preso 60 maglie. Adesso giro il lavoro. Come ho già detto prima, io farò dei giri di andata e ritorno, quindi non lavoro in tondo e inizio la mia lavorazione. Lavoro sempre a dritto, quindi sul dritto e sul rovescio del lavoro. Dato che le maglie, adesso se io prendo la maglia in questa maniera è troppo larga e a me non piace, quindi la prendo in questa maniera, così, in modo che la maglia risulta un pochino chiusa. Così. Ok. Allora, così. Bene, io finisco la mia maglia, la metto sul manichino e vi faccio vedere com'è il risultato. Intanto vi auguro una bella serata, vi ringrazio tanto per la compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao!